Mente, cuore, mani, come apprendere alla scuola della vita con Papa Francesco. È un libro di Roberto Alborghetti, giornalista e scrittore bergamasco, un libro dedicato in particolar modo ai bambini e ai ragazzi. Perché raccontare Papa Francesco ai più piccoli? È una sfida che ho raccolto proprio seguendo il percorso, l'itinerario anche umano di questo Papa, perché nella sua testimonianza ha una grande attenzione proprio ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi, li incontra frequentemente, li ascolta nei suoi passaggi attraverso le parrocchie romane, quando è in giro per il mondo, vuole sempre un momento proprio di incontro con i più giovani e i giovanissimi. È un Papa che ascolta molto, li ascolta molto e poi è felicissimo anche poi di rispondere a queste domande. Il libro nasce proprio attraverso i temi che anche il Papa tratta frequentemente quando incontra i bambini. È un libro scritto con estrema semplicità. Per questo forse è anche difficile da scrivere, e lo riconosco dopo aver fatto già altri lavori su Papa Francesco, proprio perché vuole arrivare al cuore dei bambini, vuole arrivare anche nelle aule, nelle scuole, nei gruppi di catechismo. È uno strumento per poter dare degli elementi in più per fare scuola, didattica, per fare anche parrocchia, per fare anche pastorale. Il libro affronta sette tematiche, inizia col raccontare cosa vuol dire Papa. Chi è il Papa? Perché si chiama così? Da dove deriva questa parola? È una parola semplicissima, come scoprirete, molto vicina a ognuno di noi, perché tutti abbiamo avuto l'esperienza appunto di un Papa. E poi si parla di infanzia, perché il Papa incontra tanto i bambini, quali sono le domande dei bambini, e si parla di famiglia, come lui è cresciuto nella sua famiglia e come lui vede la famiglia oggi. E soprattutto gli attori della famiglia, chi sono e quale clima instaurare all'interno di una famiglia, clima diciamo di dialogo, di gioia, di fraternità, di compagnia, di complicità. Si parla di scuola, perché la scuola è importante. La scuola è l'elemento fondamentale della vita dei nostri bambini, ma un elemento di crescita. Senza la scuola la società non cresce, senza la scuola la società non va avanti, non si sviluppa, non ha futuro senza la scuola, la nostra società. E si parla poi di ambiente, perché è il tema del momento, un tema a cui Papa Francesco è molto legato, avendo scritto una enciclica, Laudato Si', tutta dedicata ai problemi del riscaldamento, globale. Si parla di gioco, di sport, che è la parte fondamentale anche dalla vita dei nostri bambini. I bambini devono giocare, i bambini devono cercare di applicarsi nel gioco, perché il gioco, lo si può dire, è il lavoro dei loro. Attraverso il gioco imparano il rispetto delle regole, imparano a stare assieme agli altri, imparano quali sono le modalità di comportamento. E poi si parla si chiude questo libro con la tecnologia, si parla del corretto uso della tecnologia, di come Papa Francesco non demonizzi i social, anzi definisce internet un dono di Dio, ma i social ci chiamano a un senso di responsabilità, ci chiamano ad agire, anche noi piccoli, anche con i bambini, a una modalità di comportamento che si basa sul rispetto del tempo che noi dedichiamo e sul rispetto anche della nostra vita, e soprattutto garantire ai bambini il giusto momento affinché siano certo al computer, stiano al computer il giusto momento, il giusto tempo, ma poi chiaramente si dedichino ad attività che li rendano più creativi, che li rendano anche più dinamici nei confronti delle difficoltà e delle sfide che la vita gli propone.